il bello che si sente proprio il canto del carbone che, essendo caldo, fa questo rumore quasi di vetro. Un rumore fantastico, insomma. È stato un lavoro, c'è stato un po', diciamo così, preso da mio papà, perché appunto lui, per il discorso di osteria, utilizzava il carbone e lo comperava. Una bella mattina siamo venuti fuori, cominciamo a preparare la carbonara proprio. E sono ancora qua praticamente che vado avanti, dunque nei 40 anni. Secondo me mantenere proprio la tradizione di come si fa e di come proprio viene fatto il carbone è la cosa più bella, è proprio una magia che si crea. Basta la soddisfazione di riuscire a farle ricordare.